Ciao a tutti, sono Sofia Carson e oggi vi mostrerò come trasformare un quaderno ad anelli nel libro di incantesimi di Mal, ispirato a Descendants 2. Per farlo vi serviranno un quaderno ad anelli, colla vinilica, tempera viola, tempera dorata, un pennello, un gomitolo di spago, un paio di forbici, un pennarello e un foglio di carta. Ci sono passaggi un po' delicati, quindi se volete potete chiedere a un adulto di aiutarvi. Per prima cosa applicate un po' di colla su uno degli angoli del vostro quaderno. Tagliate un pezzo di spago e applicatelo su una delle estremità. Aggiungete altra colla e formate una figura con lo spago, sempre vicini allo stesso angolo. Continuate aggiungendo altro spago finché la figura non è completamente riempita e definita. Fate la stessa cosa per gli altri angoli, così. E ora aggiungete il colore. Passate la tempera viola sulla superficie esterna del quaderno ad anelli, figure di spago escluse. Una volta asciutto, personalizziamo il libro di incantesimi. Disegnate la lettera iniziale del vostro nome sul foglio di carta. Io sto facendo un regalo per la mia amica del cuore Mal, quindi disegno una N. Facendo attenzione, ritagliate i contorni. Poi usate il foglio come stencil e colorate d'oro la forma della lettera. Passate l'oro anche sulle quattro figure di spago agli angoli e, per finire, sui lati del vostro quaderno ad anelli. Fate asciugare, togliete con molta attenzione lo stencil ed eccolo! Il favoloso libro di incantesimi di Mal!